questi io ne ho ben 5, però comunque mi sono resa conto che in questo pannello, per essere un po' tutti ordinati, avere il giusto spazio tra uno e l'altro, riesco a metterne 4 per i glitter e 4, o glitter insomma portoggetti, ecco, o 4, cioè è 4 per i nastri, quindi 4 di questi e 4 di quel tipo. Me ne avanzano uno e uno, quindi probabilmente al più presto farò un acquisto su IKEA, dove comprerò magari un altro pannellino più piccolino. Lo aggiungo e ci inserisco questi, comprando magari altre cosine, perché non c'erano solo questo tipo di, diciamo, di applique da mettere, c'erano anche altri modelli tipo vaschetta o altre cosine anche molto utili. Quindi questo qua si apre in questo modo e qui andiamo a inserire tutti i nastrini. Ora io vi faccio vedere un po' tutti i miei nastrini, non tutti, ma una buona parte, perché comunque lì dentro ho proprio quelli che sono molti, ma utilizzo pochissimo. Quindi io ho preso un pezzo di scotch perché comunque andandoli a fissare, purtroppo non ho al momento gli spilletti, quindi andrò a mettere magari un pezzettino di scotch per non farli tenere tutti, insomma, penzolanti, ecco. Quindi ciò. Ora farò una selezione per colore, magari così cerco di fare qualcosa di carino. Un verde Tiffany con bianchi. Poi, vedete, alcuni sono pure un po' rovinati, sinceramente non riesco a levarglielo. Questa cosa mi piace. Sembrano tutti di misure diverse. Questo qui è un rosa cipria, molto sottile. Ho messo un pezzo di scotch, quindi commetto il Tiffany, commetto il rosa, questo è tutto. Poi abbiamo questo qui, erano tutti questi pezzi di carta, io non li sopporto, non mi piace, l'ho visto subito, è un grigio che fa un argento sul trasparente. Ditemi voi come li bloccate, se li bloccate appunto con le spille, che non mi piace tanto, però comunque è una cosa temporanea. Poi il rosso, che utilizzo molto spesso, questo magari riesco a incastrarlo ai lati, rosso, però tutti colori diversi. Ecco, questo è uno di quelli che io non utilizzo quasi mai. Quindi sicuramente me lo metterò all'impiedi come si chiama? Sulla piccola cassettierina, non so come chiamare, scaffonatura, non so. Questo mai usato, mai usato. Non so neanche cosa potrei farci, sinceramente, questo colore. Avete qualche idea? Scrivetemelo giù magari. Che creazione, qualche cosa dove posso sfruttarlo, perché peccato. Poi c'è questo blu che sta per finire, questo l'ho usato molto. Questi grandi li metto tutti insieme. Poi questo qua a rete arancione. Strano, verde a velo, già faccio un po' di scotch. Questo è intatto, cioè questo verdino perché ce l'ho? Colori un po' poco utilizzati da me, sinceramente, utilizzo più colori comuni, ecco. Questo qua, che è più preciso, non c'è scritto il colore qua dietro, non lo so, tipo una specie di pesce, tortora, marroncino. Ok, questo è il mio preferito, glitter oro.
altro Tiffany qua, un po' più chiaro e più sottile. Andiamo a mettere insieme all'altro. Qui c'è il fiocco che avevo fatto nel video, che non c'entra niente qui. Qua abbiamo un panna. Questo qui è pure particolare per decorare qualcosa. Cipria. Blu, blu, questo qui doppissimo verde a velo, altro blu sottile, vogliamo il blu. Già sto facendo la sezione dei blu con i Tiffany, così magari li metto a scalare. Altro Tiffany sottile, mi piace molto il Tiffany. Rosa sottile, consigliatemi qualche sito magari dove acquistate quei nastri, perché comunque li vado prendendo un po' in giro, alcuni li ho presi in merceria, alcuni li ho presi tipo questi in un negozio di cinesi, quindi a seconda delle creazioni ovviamente uso nastri più pregiati e nastri meno, tipo magari per delle confezioni di regalo non utilizzo nastri della merceria, ecco, che hanno un costo. Questo qui è tipo oro, specie di oro, lo metto insieme a questo, cioè, non capisco questo, boh, è stile antico, non lo so, è ancora sano, cioè non so da quanti anni lo è. Vabbè, questo è proprio quello di poco fa, tipo beciolino, tortora, però più sottile. Insieme a questo anche marroncino, insieme a questi c'è un verde scuro. Questi li metto nel portaoggetti, penso, o qua accanto, perché sono quelli che preferisco. Verde scuro, verde militare, i verdi ci sono, fucsia, un altro verde qua, non so, faccio un rosa velato che metto insieme al fucsia, quindi fucsia, rosa, rosa, e poi c'era un altro rosa. Stiamo insieme. Rosa ruvido, uno di quelli che preferisco. Questo l'ho preso in mercato, infatti, perché dai cinesi diciamo che non esiste proprio. Rosa ruvido, bianco sottile. Ogni volta per cercare questi nastri faccio un disastro, perché magari ne cerco un tipo, poi è sotterrato, quindi per la premura diciamo che comincio a scavare tipo un criceto, e praticamente faccio magari azzurro chiaro, metto quadro blu e il Tiffany, altro blu, un sacco di blu. Gigante, questo qui è una specie di sabbia, si chiama color grano, comunque sottilissimo. Poi c'è blu doppio, un altro panna tipo, mettiamo qui, grigio grande, qua.
questo in realtà è il filo cerato per fare le catenelle, quindi metterò da parte perché sono già un piccolo Tiffany bordeaux, metto col rosso, giallo con dorati le posso mettere, sì. Poi c'è qua un albicocca scuro pure grande, questi qua che sono cotone, non c'entra niente qui, metto da un'altra parte, azzurro qua, perché di azzurro c'è un bel po', un altro pesca, questo lo adoro, l'ho preso tanto tempo fa, almeno 5 anni fa se non di più, da Tiger, mi ha fatto impazzire questo colore, infatti è così bello che ancora non l'ho utilizzato, perché ne ho utilizzato proprio una striscerina per fare un fiocchetto. Poi, altro cotone, questo è in organza, sempre sul beige, un altro giallino qua, un altro Tiffany molto scuro, e poi qui c'è questo qua doppio quadretti verde e questo sempre in velo di organza marroncino qua. Qui invece abbiamo questo qui, in realtà si era rotto il cerchio dove era messo, quindi l'ho rotto in un rotolo, ma non penso di metterlo qui, quindi lo metto nel stecchettino. Blu scurissimo. Questo da mettere nella cassettiera. Bianco, rosso doppio, azzurro doppio che sta per finire. Quindi almeno io mi rendo conto anche dei nastri che ogni volta stanno per finire e rimango senza. Questo viola. Rosa antico, cotone, giallo doppio, adesso diciamo che devo fare un po' le gradazioni di colori nel tubo. Quanti viola ho che neanche utilizzo, praticamente l'ho comprato solo per due lavori, quindi viola lilla possiamo insieme. Tiffany ne ho proprio, questo è rubio, un sacco. Anzi ne ho illuminati un sacco che comunque erano molto particolari, sinceramente non li ho buttati, però li ho comunque regalati, che non mi sembra il caso di buttarli, però diciamo che li ho tolti via perché non li utilizzavo, magari qualche altra creatina sicuramente potevano uscire fuori delle creazioni molto carine con quei nastri. Io sicuramente no. E qua eccolo, cercavo, perché qui ancora c'è un po' di cose in giro. Questo qui è il nero. Ok, mi sa che adesso mi scrivo pure una lista di quelli che mancano, che comunque molti colori che utilizzo mancano, alcune tonalità di rosso, alcune di rosa, ne mancano. Adesso vado a metterli qui dentro. Cominciamo col Tiffany, che sono quelli di maggior numero. Poi vado a scendere, c'entra? Sì. Vado a scendere con magari l'azzurro. Ah, qua c'è un altro Tiffany. C'è un coso solo per il color Tiffany. Azzurro. Questo è più chiaro. Sì, perché poi io mi fisso. Questo è più chiaro.
e vado a finire con il blu. Diciamo che il primo è già fatto, metto il gancio ed è pronto per essere preso. Ok, questo qui lo facciamo con il rosa e il rosso e il bianco, no, il bianco lo metto con il giallo. Allora, cominciamo con già quasi staccato, ma non l'ho messo proprio. Inizio con il rosso e finisco con il rosa. Rosso, ci vuole anche il viola, potrei inserire. Allora, rosso chiaro. Il bordeaux prima. Bordeaux, rosso chiaro. Poi ci inserisco il rosa. Quindi questo rosa qui. Finito. Fucsia. Non lo trovo, ora appena li metto mi spunta il fucsia, devo uscirli tutti di nuovo, sicuro. Eccolo. Fucsia. Qui c'è questo rosa, anzi no, prima questo. Questo chiaro. Poi andiamo a finire un pesca tipo. Peccato, li vorrei tutti delle stesse dimensioni, infatti farò in modo di acquistarli tutti così. E poi inserisco magari qui, vedo che ancora c'è spazio, i viola. Comunque sono tre, cioè non saprei con quali mettere. Ok, questo è. Andiamo avanti, altri colori, mettiamo il giallo, il marroncino, il bianco, quindi cominciamo dal bianco doppio, bianco chiaro, questo qui, e mi piace questo qua. Poi comincio a mettere il giallino, inserisco qui l'oro. Il grigio e il marroncino, no,